quelle di chi sta lì nel fango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle dello smaltimento dei liquami, degli spurghi, sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile, delle nostre operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti. Ecco che da commissario mi sento di ringraziare tutto il volontariato organizzato, le forze dell'ordine, coloro che tecnici della protezione civile dei vari settori o membri dalle colonne mobili che vengono dalle varie regioni si stanno impegnando e si stanno dando da fare proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione con una Toscana che sappia ripartire come è nel nostro carattere, nella nostra forza. Ora quello che dobbiamo fare è individuare i comuni maggiormente colpiti, rendere agenti operativi del commissario, del sottoscritto, i sindaci di questi comuni che devono provvedere a fare la ricognizione dei danni alle persone e alle imprese. E sotto questo aspetto, dopo questo elenco, noi possiamo incominciare a passare la liquidazione dei primi, delle prime risorse per poter risarcire coloro che hanno avuto danni alle case, alle abitazioni, e alle imprese, ai laboratori, ai luoghi dove si lavora. Sì, abbiamo chiesto come Italia Viva per primi che anche le province di Massa Carrara, di Lucca e parte della provincia di Arezzo venissero coinvolte nella dichiarazione di stato di emergenza. Anche in queste province si sono verificati forti danni, in particolar modo alle imprese, in alcuni casi anche alle abitazioni dei privati, e questo è un tema di grande rilevanza. Quindi abbiamo chiesto con degli atti, fa piacere che anche altre forze politiche hanno condiviso le nostre richieste per far capire tramite il governo Giani al governo nazionale che anche queste province devono rientrare nel quadro delle emergenze, e poi abbiamo chiesto che maggiori risorse, 5 milioni non sono sufficienti per sopperire alle spese che le famiglie o le aziende stanno sostenendo in queste ore, se pensiamo al fatto che molte famiglie staranno per tanti mesi o settimane fuori dalla propria abitazione anche a proprie spese. Vanno non soltanto poi indennizzate le famiglie, anche le imprese aiutate a ripartire subito laddove effettuati interventi di emergenza sui quali serve un dispiego maggiore per quanto riguarda l'esercito. Quindi alcune richieste forti che abbiamo richiesto in uno spirito di carattere collaborativo, e credo che questo sia stato una dimostrazione di come Italia Viva vuole dare una mano e vuole contribuire a risolvere le questioni urgenti di queste ore. Ma intanto abbiamo ascoltato una ricostruzione, una testimonianza di chi è stato sul campo fin dalle prime battute, da quando l'emergenza è scattata, sia il Presidente insieme all'Assessore, alla Protezione Civile, ai volontari, alle forze dell'ordine. È scattata veramente una macchina che non si è assolutamente risparmiata. E dalla comunicazione del Presidente abbiamo ascoltato come c'è una consapevole e puntuale conoscenza di tutto il territorio, di quelle che sono state le dinamiche che hanno portato a questa sciagura, ad iniziare ovviamente da quelle che sono le dimensioni, la quantità, l'intensità di un fenomeno che non era assolutamente conosciuto qui in Toscana, addirittura superiore a quelle che furono le precipitazioni e le intensità che provocarono l'alluvione del 66. Dopodiché ora occorre supportare tutta la macchina degli aiuti, che non è fatta soltanto dagli attori istituzionali, ma è fatta anche, e questa è una nota bellissima, da tantissimi giovani, i liceali, gli universitari che si sono resi disponibili e si sono messi a spalare, come si suol dire, a dimostrazione che nei giovani abbiamo comunque una sensibilità che spesso non gli viene neanche riconosciuta. Poi ora è importante che scattino tutte le misure che sono quelle che aiutino le imprese a poter ripartire nel più breve tempo possibile. C'è l'emergenza
legata allo smaltimento dei rifiuti, allo sgombero delle strade. Abbiamo consapevolezza del momento, insieme agli altri capigruppo, ai gruppi consigliari in Regione Toscana abbiamo scelto una linea molto chiara, che è stata quella naturalmente di criticare l'evento ma anche di essere propositivi. Il governo Meloni, il governo di centrodestra, ha già portato in questa regione alcuni aiuti importantissimi. È venuto il vice premier Antonio Tajani portando 100 milioni a fondo perduto per le aziende che stanno sul nostro territorio e che hanno subito danni dall'alluvione, 200 milioni per quanto riguarda finanziamenti ad un tasso agevolato, e sono 300 milioni che il governo di centrodestra ha portato 2 giorni dopo in questa regione. Il giorno dopo l'alluvione in Consiglio dei Ministri è stato decretato lo stato di emergenza, 5 milioni ha messo il governo, ma è soltanto un primo step. Abbiamo consapevolezza delle difficoltà che le imprese e le famiglie stanno vivendo. Per questo abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale alcuni elementi che qualificavano la nostra azione dentro il Consiglio regionale. Penso per esempio a un ordine del giorno approvato che prevede la possibilità per i comuni alluvionati, per le attività commerciali, di anticipare il periodo dei saldi. Questo porterebbe naturalmente subito del liquido all'interno delle casse delle attività commerciali e delle nostre aziende. Abbiamo chiesto l'audizione del Presidente del Consorzio Bonifica Medio Valdarno Bottino in Commissione per capire anche attraverso lui cosa è successo, quali sono i reticoli secondari, i torrenti che sono esondati, quali sono i torrenti che hanno avuto delle difficoltà, perché è successo questo nonostante ci viene raccontato che sono state fatte 100 casse di espansione negli ultimi 20 anni e che sono stati spesi 84 milioni di euro negli ultimi. Vengono confermate tutte le ipotesi più drammatiche che scienziati ed esperti da decenni ci suggeriscono per cercare di cambiare l'approccio e il trend e anche alle leggi che noi produciamo. E fondamentalmente che gli eventi sono sempre più estremi, sempre meno controllabili, la prevenzione diventa fondamentale, ma soprattutto dobbiamo preparare il nostro territorio a non subire danni eccessivi per quelli che poi sono gli eventi estremi. E da questo punto di vista dobbiamo dire che lo smantellamento che negli anni si è visto della legge 65 del 2014, la famosa legge Marzo, non depone a favore di questa regione. L'altra riflessione è sul reticolo minore, che sicuramente è quello che ha dato maggiori problemi, è il più difficilmente controllabile e che richiede non soltanto degli investimenti, ma anche una previsione di minor consumo del suolo che a questo punto non è più rimandabile. Sì, abbiamo presentato degli atti appunto generali per l'emergenza che stiamo attraversando. Abbiamo chiesto che si velocizzino le risorse in tutta la Toscana, ci siamo focalizzati sul tema dell'area costiera, quindi delle province di Livorno, Pisa, Massa e Lucca, e abbiamo approvato appunto un atto dove abbiamo chiesto che ci sia una sburocratizzazione dell'iter procedurale, perché non dimentichiamo anche la calamità naturale che ha attraversato le varie province nei giorni del 30 e il 31 ottobre, quindi un preallarme all'alluvione che abbiamo attraversato, e da lì l'area costiera è stata colpita più volte appunto, e che ha creato danni agli stabilimenti balneari, alle attività produttive, ma anche a tantissime famiglie che ancora oggi si trovano senza luce, senza acqua e sono sfollate. 2 atti generali che sono stati rimandati in commissione invece di un'attenzione più generale a tutta la Toscana, su cui c'è bisogno di un approfondimento, perché abbiamo chiesto che la terza variazione di bilancio che si va a discutere nel prossimo Consiglio regionale non sia quella che Gianni ci ha presentato prima della catastrofe che è avvenuta, ma che sia una variazione dedicata non interamente ma quasi appunto alle famiglie e alle imprese colpite da questa alluvione. Quindi a breve si svolgeranno le commissioni ed andranno a analizzare anche questi atti più specifici, e poi abbiamo chiesto che la legge regionale 45 del 2000, quella che prevede l'iter burocratico diciamo di stato di emergenza regionale, sia completa nei tempi più veloci, perché il termine massimo è di 30 giorni ma non possiamo attendere 30 giorni che la giunta decida appunto tutte le province coinvolte, decida quali sono i danni appunto e quali sono le risorse che la regione mette a disposizione, per poi andare allo step successivo, a quello che è quello di richiedere le risorse al governo. 30 giorni sono troppi, la regione si deve velocizzare, ci aspettiamo che già nella prossima riunione di giunta di lunedì si parli del tema e si dia delle risposte ai cittadini toscani. A
addirittura alla provincia di Arezzo, oltre a quella di Lucca e Massa Carrara, dove, al di là della specificità di questa perturbazione, ci sono stati danni e danni ingenti a settori anche importanti, partendo da quelli degli stabilimenti balneari, che come tutti sappiamo sono un fiore all'occhiello della ricezione, promozione e qualificazione ambientale del nostro territorio e anche turistico, chiaramente. E l'abbiamo fatto in un'aula semideserta prima dell'arrivo del governatore Giani, dove abbiamo anche rimarcato come da anni sui fondali delle commissioni regionali ci siano delle PDL dell'opposizione, di Fratelli d'Italia in particolare, che avrebbero potuto aiutare anche qui la reazione e comunque anche l'opera di prevenzione nel specifico riferimento al cittadino toscano e a come questo può reagire o interfacciarsi in stato di emergenza. Speriamo che questa sia l'occasione, senza voler fare troppe polemiche, che attraverso la commissione d'inchiesta che viene richiesta da Fratelli d'Italia non si faccia soltanto un lavoro sulla responsabilità, che sarà presto chiaramente riscontrabile quando i lavori non sono fatti o quando si sono prese decisioni in grado di poi di non garantire la corretta regimazione delle acque in tantissimi territori della nostra regione, ma al tempo stesso quella invece di qualificare all'interno di quella commissione una più stretta rispondenza fra una situazione che è fuori controllo, la perturbazione e non soltanto il cambiamento climatico, e la capacità di reazione delle istituzioni nel loro complesso. Sì, la mia è una proposta che riguarda i reticoli minori. Mentre abbiamo potuto appurare che durante le piogge così intense che hanno dell'incredibile occorso in questi giorni, che hanno portato tanta devastazione, i fiumi importanti, i reticoli importanti hanno tenuto bene e il passaggio dell'onda di piena raramente ha raggiunto addirittura il primo livello, il punto debole sono stati i reticoli inferiori. Reticoli inferiori nei quali dovevano essere realizzate già in tempi passati le casse di espansione, cosa che non è accaduto. La mancata manutenzione da parte, anche l'abbandono del fatto che non ci sono più le cure del territorio come accadeva fino a qualche decennio fa, ha aggravato la situazione. Quindi ci sono solo due possibilità: o andare a reerigere le sponde, che avrebbe un costo infinito e tempi di realizzazione lunghissime, o realizzare casse di espansione che permettano il defluire delle acque e l'abbassare dei livelli affinché fatti come sono accaduti di una devastazione incredibile, nessuna immagine può rendere bene se non si va di persona a vedere quello che è accaduto veramente, non debbano più accadere. Allora, prima considerazione naturalmente è sul metodo, sul sistema di previsione e di allerta, perché forse a un certo momento si poteva passare dall'arancione al rosso. Non avrebbe cambiato le conseguenze, ma certamente avrebbe fatto capire, anche attraverso una comunicazione più efficace a tanti pistoiesi, pratesi, quarratini, montalesi erano a giro, che forse era il caso di tornare a casa e mettersi in sicurezza. Secondo, ci vuole una maggiore formazione dal punto di vista sia dei cittadini, sia dal punto di vista dei volontari, perché in tanti, pur volendo dare una mano, hanno rischiato di mettersi in condizioni di pericolo a loro volta. Terzo, ci vuole un miglior coordinamento fra le riunioni fatte a livello provinciale e le riunioni dei singoli COC, cioè dei centri operativi comunali. Quarto, occorre naturalmente un livello di rischio di investimento maggiore per contenere il rischio, perché come dicevo prima ci sono state tante troppe rotture arginali, che vuol dire c'è un problema di manutenzione ordinaria e straordinaria. E ultima considerazione, abbiamo avuto 8 morti nel 66, furono 17 per la grande alluvione, senza che abbiano esondato i corsi d'acqua maggiori, l'Arno piuttosto che altri, il che vuol dire evidentemente che l'antropizzazione e il consumo del suolo, ma anche la scarsa manutenzione, hanno inciso purtroppo sulla vita di tanti noi, di tante famiglie, di tante imprese. Ora sta al governo, ma anche alla regione, mettere le aziende in condizione di ripartire e naturalmente ristorare per quanto possibile le famiglie, cercando di tornare alla normalità. Sì, l'evento che ha colpito il litorale pisano in questi ultimi giorni è un evento eccezionale, assolutamente sì, ma è altrettanto vero che quell'evento, pur eccezionale, non ha colpito nello stesso modo e con le stesse conseguenze tutto l'operato di Marina di Pisa. La parte a nord, quella verso Bocca d'Arno, è stata stravolta, sconvolta, con attività distrutte, con abitazioni distrutte, scendendo più verso sud, verso Livorno, sempre dentro l'abitato di Marina di Pisa, quell'evento ha
ha portato soltanto un po' d'acqua sulla strada. Eppure era lo stesso evento, con la stessa intensità, con lo stesso mare. Perché? Perché in alcune parti di fronte, all'abitato di Pisa sono state completate le opere di contenimento del mare, in altre no. Quindi bisogna completare le opere di contenimento del mare. Per questo, anche sentito i tecnici, ho presentato come primo firmatario un atto in questo Consiglio regionale dove si impegna la Giunta a completare le opere di contenimento e salvaguardia dell'abitato di Marina di Pisa. Non è vero, non è vero in grandissima parte che l'opera dell'uomo provoca i disastri ambientali. È vero che la mancata opera dell'uomo, ovvero le mancate manutenzioni, le mancate opere di contenimento e salvaguardia dei territori, causano i disastri che ci sono stati in questi giorni. Il Consiglio ha votato all'unanimità questo proposto di risoluzione, quindi speriamo di avere un cronoprogramma nelle prossime settimane, speriamo di avere realizzati questi interventi nei prossimi mesi, entro la fine del 2024. Servono 5, 6, 7 milioni di euro, il Comune di Pisa ci farà la propria parte mettendo 1 milione, pur non essendo competenza propria del Comune di Pisa, la Regione Toscana già nel prossimo bilancio preventivo 2024 dovrà individuare i soldi necessari per completare le opere di difesa di Marina di Pisa.